Qua c'era una mina forse. Bravo, diglielo Ethan, diglielo tu. Che almeno mi ascolta. Ah, ma è morto. Soka! Quello lì era uno, anzi non c'erano altri prototipi, era un fallimento totale. Giusto questo per avere un sigaro. Miranda è abominevole, non fa altro che prenderci in giro. Per lei siamo solo degli esperimenti falliti con Zaxxon. Ho avuto la fortuna di avere la maggiore compatibilità con quella roba rispetto agli altri poveracci del villaggio. Per questo mi considera suo figlio. Stronzate! Non la perdonerò mai per quello che mi ha fatto, sta puttana! Questo non è scritto, però glielo aggiungiamo noi. Quella maledetta stronza, è scritto così, è sempre stata una bottana, però gliela mettiamo noi. Ma non riesce a capire la differenza tra esperimento e famiglia. Miranda ha cambiato il mio corpo e si è presa la mia dignità insieme a quella di Zaxxon, anche se lui ne aveva già meno di me. Se non l'ammazzano non potrò mai avere indietro la mia vita. Certo, oltre che pazza è anche molto bottana e potente. Può assumere le sembianze di chiunque grazie al mega micete. Le soluzioni è quella mocciosa di Rose. Se potessi servirvi dei suoi poteri... A proposito, anche suo padre, Ethan, sembra avere un organismo interessante. Forse potrei convincerlo ad aiutarmi. Comunque in teoria lui è schiavo. Sono tutti schiavi di Madre Miranda, che abbiamo scoperto che comunque è potente. Ma è magari bottana. Insomma, quindi vediamo cosa succede. Dove stiamo andando? Io non voglio andarci. Io non volevo. Ah. Comunque sì, vabbè. Ho lunghe sofferenze. Siamo arrivati. Questa porta si apre da sola. Proprio un invito. Dice, Si è permesso. Vado di qua. Oh. Ma che... Qualcosa mi dice che la stiamo per prendere in culo. Leggere sensazioni. Non male, Winters. Non ti arrendi. Ma io ho una rivolta da guidare, quindi ora sparisci. Guarda come il personaggio spara. Ma devo farlo io, no? Forse qua sì, però. Mega Godzilla non era quello. Ma io come minchia lo uccido così? Ti prego, affoga Ita. Ma sai, vabbè, ma questo è impossibile, dai raga, non ce la faremo mai. Questo non si può fare. Questo non si può fare, se lo facciamo veramente. Cazzo, di nuovo. Mi schino il personaggio, è più sfigato di me questo personaggio. Passa di qua, vai. Qui c'è una grafica assurda sto gioco, eh? Pure di tutto. Allora, questa sarà la mia nuova casa. Io rimarrò qui. Dai, ci passi! Ah, devo rimuovere. Cioè, non potevi passarci in mezzo, ti evitavi, no? Sono sforzo. Attenzione. Dammi. Oh! Chris, a pugno niente, incauto nel bar! Sei d'intralcio. Che te ne frega, Chris? Hai ucciso mia moglie, figlio di puttana! Credi che ucciderei mia? Non era lei. Era Miranda che si trasforma. Cosa? Abbottana! Un'arma biologica. Ha cambiato aspetto e ha finto di essere mia. E pare che sia sopravvissuta, quindi sono qui per finire il lavoro. Stronzate! Ma come la storia prende? Che cazzo non me l'hai detto subito? Perché sapevo che ti saresti messo in mezzo. È già abbastanza complicato senza coinvolgere civili. Perché noi, Chris? Che cazzo sta succedendo? Va bene, Ethan. Ok. Oh, finalmente mi dice tutto, dai. Devo delle spiegazioni. Bravo, Chris. Toppa number one, bello mio. Dammi quella chiave.
Quale chiave? Ne ho raccolto 2000. Ah, una chiave inglese. Ma non mi hai detto un cazzo. Cos'è quest'arma? Vabbè, dai, se devo usare quest'arma. Miranda è fuori di testa. E questo lo villaggio, i mostri e gli squilibrati, è tutto opera sua. Una specie di folle esperimento. Bardo mio, grazie del follow. Bardo mio. Corsa slide. Maledizione. Con la muffa, ragazzi, esperimento con la muffa. Poter salvare la mia famiglia. Non posso fuggire. Non posso fare nulla. Non puoi fare un cazzo. Ma è esattamente così. Da un'occhiata qui. Sì, sì. È il doppiatore di Kakashi, lui sì. Miram, guardale tutte. Ma che c'è una foto di mia in costume, magari, riusciamo? Rose. Oh, cazzo, dobbiamo andare. Calma, i miei uomini la tengono d'occhio. Ma hanno preso mia figlia. Tu non capisci. Non capisco un cazzo, infatti, hai ragione, Chris. Solo contro Miranda. Funziona, Chris, funziona, lo useremo. Io resto qui a finire di piazzare gli esplosivi. Tu prendi l'ascensore, ci vediamo all'ultimo piano. E ti prometto che ci riprenderemo tua figlia. Grazie, Chris, bello mio. Certo che lo faremo. Bravo. Quando troverò Miranda, sarà la sua fine. Bottana! Bravo, dai ragazzi, che si è gasato. Guarda come che sorriso tattico. Vabbè. Ora prendi questo e fammi un favore. Non rompere i coglioni. Non fare cazzate. Ah, vabbè, più o meno era lì. Vai, vai, ci siamo capiti con Chris, così. Dai, che è un grande amico, Chris. È dei nostri, è dei nostri. Non si torna indietro. Grazie al cazzo. Prendi il carro armato. Ah, questa è la battaglia finale, in teoria. Posso entrare su... La squadra di The Wolf. Ho finito di pestolare perlustrare la fabbrica. Non c'è nessuna prova di legami con Zexon nell'organizzazione. Stavolta non abbiamo avuto fortuna. Sono riuscito a mettere le mani su Zexon e alcuni documenti che spiegano gli esperimenti che faceva Miranda. E ha confermato le nostre teorie. Si è volutamente... infettata con il mutamicete, che dovrebbe essere quella muffa di merda, grazie al quale ha sviluppato una serie di abilità. Tra queste c'è il mimetismo, può controllare le sue cellule e cambiare il suo aspetto, e quindi è diventata mia. Ha finto di essere mia e si è infiltrata a casa dei Winters. Il suo scopo era rapire Rose. Forse pensava che avendo le sembianze di sua madre sarebbe stato molto più facile controllare la bambina. Poi, avendo il padre coglione, dice: due piccioni con una fava. Attaccandola abbiamo rovinato i suoi piani e così ha finto di essere morta grazie alla sua capacità di mimetismo. Vabbè, più o meno l'abbiamo capito. Vai, vai, prendi il carro armato. Dov'è il carro armato? Minchia, come fai a non vedere un carro armato? Vai. Mamma mia, il tieni premuto più lungo della storia. Ok. Siamo. Posso avvenire con il Prime? Non dovrebbe andare al telefono. Un combattimento. Puoi farlo, se sei da PC puoi farlo da ovunque comunque, dove mio padre. Comunque scala tipo Prime, ti mando direttamente sul PC. Arrivo, Rose. Ma lo guido io? Questo gioco mi piace. Vai. Abbiamo tutto. Che sì. Ah, infinito. Vabbè, allora. Bam, bam, vai, vai. Minchia. Posso aprire il cancello con la forza. Cacco, sì, sarà poco cancello, va bene. Sei proprio uno scarafaggio di merda. Pensi di potermi sconfiggere? Sarà il mio ritardamento prima di uccidere. Risolviamo la questione. Lo uomo. Allora, c'è. Il tuo cadavere si unirà al mio esercito. Non muoio mai. No, mi ha inculato così. Così non ci siamo. Cazzando tutto. La ammazzerò con i miei. Io non so cosa sto distruggendo, ma in teoria le sto distruggendo. Dai, è troppo facile questa cosa, raga, dai. È tutto scassato. Non ha più energia. Diciamo che l'energia li ha recuperate. Spara! No, dai, no, no, il carro armato no, dai, no, senza carro armato è impossibile. I coglioni! No, no, il mio esercito! Ammazzerò questo. No, no, Chris, no, Chris. Ma come prima tocca a me? Io sono un solo essere umano. No, no, ma come faccio a batterli? Con cosa devo spararli?
Aspetta, se abbiamo l'acqua santa. Siamo pure senza vita. Facciamo un po' di bombe. Aspetta, aspetta. Prendi le bombe. Peccato che sia io il tuo unico fan. Sì, ma io non so come devo spararti. Muori come se il mondo ti guardasse. Non ti amore mai. Dai, non puoi, non puoi. No, 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 no. Perché non cambia proiettili di lanciagranate? Porca puttana. Oddio, dica un Winter. Dai, sono morto. Avresti dovuto accettare la mia proposta. Sono morto. Il mio carro armato. L'ho ripreso. Mica spanto a col de corna. Ovviamente cadendo da decine e decine di metri, sono lì. Godo. 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 Ragazzi, godo. Ethan, ho sentito delle esplosioni. Nah. Cosa è successo? Niente, ho peritato. Ho sistemato Heisenberg. Oh, anche. Ora troverò Miranda e mi riprenderò Rose. Non senza di me. È troppo pericoloso. Aspettami lì, hai capito? Ethan. Rose. Ethan. Ethan, rispondi. Non ci cascare. A parte che punti tua figlia. Mia. Nostra figlia è la cosa più importante, vero? È una trappola. Lei è tutto per me. E anche per me. Senza Heisenberg hai perso la tua guida. Che cosa pensi di fare ora? Non lo so, ma salverò Rose. Non sai mai nulla, giusto? Esatto, non so un cazzo. Proprio come quando ho preso il posto di Mia. Povero io. Chi sei? Dov'è Rose? Miranda. Ora basta. Che sei bella però, Miranda, dai. Ti ricordi di Evelyn e del suo potere sulla muffa? Sul set questo, ragazzi. Rose Evelyn. È la sua erede. No, Rose è la forma vera e completa di Evelyn. Imparerà ad avere pieno controllo della muffa. E io devo avere... Crepa, stronza! Te faccio fare la muffa, è un complimento per lei. Non ti agitare. Rose si salverà. Il mega micete ha memoria di ogni cosa. Ma si chiama il mega micetto. E poi, lei rinascerà nuovamente come mia figlia. È la mia bambina, non la tua! Non mi toccare, non mi toccare! Bottana! Fatti vedere! Perché Rose è così speciale? Perché è una figlia pelata ancora, devono crescerci per... Ah, signora! Anche tu sei davvero speciale. Anche lei era Miranda, ma non madre è Teresa. La tua utilità come cavia è finita. Miranda! Vigliacca! Vieni fuori, affrontami! Abbiamo perso i coglioni, raga, è finita. Tranquillo. La tua morte sarà. Entrerai dai, nella Chris. Memoria del mega micetto. Le palle! Avrò cura di conservare un campione del tuo sangue. Il cuore. Il cuore o le palle? Dipende, penso il cuore, non penso c'è così grosso. La cerimonia sarà completa e io diventerò la sua vera madre, legate dal sangue per l'eternità. Dammi le mie palle! Io sono morto, raga. Ho atteso così a lungo, ma adesso i miei sogni si avvereranno. Involucrono, finalmente è giunto il momento in cui potrò rivedere mia figlia. Ciao, Gabriele. Non mi dica che si finisce così perché non avrebbe senso, beh. Capitano, le confermo che Ethan Winters è morto. Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione.
Siamo stati molto avventati. Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata, ma non l'abbiamo uccisa. Chi immaginava potesse fingersi morta? Miranda poteva avere infettato Ethan. Quindi ho portato lui e Rose con noi. Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato. Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti. L'ultima volta che ho contattato Ethan, ho sentito la voce di Miranda. L'ha ammazzato. E mi ha staccato le palle. Molto cara. Porca puttana, quando finirà? Di che parla? Della missione? Bello mio, grazie del follow. Provo a chiudere questa storia. Bello mio, grazie del follow, brother. E 3 anni sono troppi. Insomma, infine, che è successo? Lo fermeremo, capo. La squadra è pronta. Ma sono Chris allora ora. Comunque più intelligente. Così la BS. Bello mio, grazie del follow. Perso tempo. Ho sceso Burt, bello mio. No, non c'è nessun cambiamento. Eliminare Miranda e salvare Rose. Questa è la missione. Ed è vietato fallire. Buttiamoci nella mischia, gente. Proprio come ai vecchi tempi. Muoviamoci. Ricevuto. Va bene. K-9, scopri che ci fa qui la BSAA. Indaga, ok? Ok, ci penso io. È tanto che non combattiamo assieme, capitano. Ah! È stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni, sono... Andrea, sottolinea tu. Autoiniettore medico. Guarda com'è equipaggiato, Chris. Grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. Prendersi... Bello mio, grazie del follow. Grazie del follow, brother. Il solitario, bello mio, grazie. Guarda, brother, che si è abbonato, coglione. Per 6 mesi? Vero mio? Così di prepotenza. Però. Andrea, sottolineatura noise 8 chip di a settembre mi mantieni per un mese. Te lo devo, bro. La BSA. Stanno i Buzzurri Sukune, Artemio si chiama. La BSA. C'è un bel casino lì sotto. Come raggiungiamo l'obiettivo? Innanzitutto sbarazziamoci di quella roba. Conti su di me, capo. Brighiamoci. Si chiamano belli, sofisticati, avanzati Artemio. Ricevuto. Vabbè, se penso che Miranda, no, a occhio, si trovi lì. In quel bordello di alberi che si muovono. Vabbè, dobbiamo andare, vai, buttiamoci. Ah no, non le facciamo queste cose tipo alla Warzone, no? Contatto con un gruppo di armi biologiche ostili. Sono più di quante pensassi. Attenzione. È tutta un'altra storia così, dai. Arma biologica mutata avvistata. Come arma biologica mutata? Prendi il mitra. Non so dov'è. Oddio! La muffa può rilasciare particelle in fretta. Non toglietevi le maschere. Spara! Minchia, la situazione si fa complicata. È morto? Non so. Penso di sì. Mamma mia, di munizione, raga. Prendi tutto. Granata, prendi. Guarda cosa. Mamma mia, raga, vorrei avere sempre questo inventario. Mamma mia, raga. Un'altra storia andare così. Valerio, bello mio. Che è successo, bro? Non ti preoccupare, ti difendo io, Valerio, da questi buzzurri. No, mi ha morso. Ehi, ma lui si difende con un pugno, ragazzi, no, tutta un'altra storia. Tutto si vede che è un'altra persona, credo. Merda, è enorme. Va bene, Lobo, ti indico il bersaglio. Ricevuto, capo. Indica. Andrea, sottolineatura noise 8 CIRDX 8. Le abilità di Kada. Grande! Capitano! Ricarico. Prendo tempo. C'è un gruppo che viene dietro di lei.
L'ho notato, coglione di merda, che sei, il fratello di Ethan. Granata! Granata! Tiralo, anema, no, sono morto. In culo, veloce. Le armi biologiche sono... Occhiala. Fatti fuori, sembra che stia per crollare. Aspetti un attimo, sto ricaricando. Ma oh, hai rotto il cazzo. Minchia, non lo prendo da qui. Il laser sull'obiettivo, poi me la vedo io. Ah, ok, il laser devo puntare, aspetta. Aspetta, datemi. Ah, non c'era più nessuno, veloce. E puntalo sto laser, no? Si va. Mamma mia, raga, Matrix. Boom. Prendi questo. Bene, l'inficiente deve essere qui sotto. L'avevo fatta. Minchia, vero, serio, che bello avere ste armi. Ok. Mamma mia. Metti il visore notturno. Ah, non se lo mette più. Però è lo stesso difetto di Ethan. Ha la torcia, non la usa. Questo è il visore, non lo usa. Secondo me questo qui, Chris e Ethan in casa hanno il cesso, ma cacano in giardino a sto punto. Li vado qua. C'è un modo per scendere. Buttati. Io vado, voi restate dove siete. Buttati. Capitano, ho confrontato la muffa del villaggio con un campione dei Baker e... non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie E. Questa roba è nata qui. Vabbè, è nata qui sto bordello, però che Ethan è morto, raga. E in parte ci sta, almeno non fanno un Resident Evil di nuovo con Ethan. Mi butto, dai! Okay. King Kong! Del Mega Lavo, qui c'è un soldato. Ho bisogno di supporto! Minchia, mandate un carro armato! C'è una apertura in alto! Usa quella! Veloce, veloce! No, 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 non mi prenda! Prendi l'assalto tu anche, coglione! Signori, non si fa un cazzo, ripeto, non si fa un cazzo. Stai un attimo, stai un attimo, non mi colpire. Ma non è che è una mira di merda. Dai, Mario. Aspetti un cazzo. Almeno ora si fa danno un po' ovunque, ragazzi, come se gli abbiamo tolto la corazza. È morto. Vado avanti. Scusa, come cazzo la prendi sta cosa, perdonami. Se l'è messa in tasca, raga, nello zainetto. Abbiamo preso tutto questo. Ok. Vado di qua, metti il visore, bravo. Bravo. Mamma mia, raga. Ma ripeto. Se Miranda si era sostituita a Mia, lei dov'è? Immagino che si sia liberata di lei. Non riesco a capire. In effetti, vero. Come Miranda a sapere di Rose? Gliel'avrà detto l'uccellino ammuffito. A questo penseremo dopo. Battuta di merda. Concentratevi sul piano. E questo trovato. Penso sia il culo di Miranda. Ecco il megamicete. Ma è a forma di rose, ma non è un feto, tipo. Alfa squadra, ho localizzato il megamicete. Possiamo mettere fine a questo casino. Non aspettavo altro. Ti ha beato tu, Valerio. Esplosivo N2 pronto. È sufficiente per distruggere il villaggio. Sì, ma anche tu muori. In aria questo posto. Ma muori. Prima eliminiamo Miranda. Meglio non correre rischi. Adesso vado. Ricevuto. In attesa.